Il benessere lavorativo in tempo di crisi. Questo è l'oggetto del convegno ospitato nella Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia di Arezzo. Si è parlato dell'ormai già noto fenomeno del mobbing e della sua regolazione normativa, ma anche delle nuove forme di disagio lavorativo, come lo straining e lo stress lavoro correlato. Il termine straining deriva ovviamente dall'inglese. To strain significa mettere sotto pressione o forzare. Quanti casi avete avuto in questo? Dal 2014, 150. 45 situazioni, non sono tutte riconducibili però al mobbing, sono situazioni di disagio lavorativo che abbiamo dato una consulenza, in alcuni casi abbiamo rilasciato dei pareri, un parere collegiale, perché nello sportello ci sono delle figure, dei professionisti, un medico, del lavoro, uno psicologo e un avvocato, quindi è uno sportello multidisciplinare, si fa una diagnosi sotto questi vari aspetti e se si ritiene il caso, se la situazione è riconducibile la situazione di mobbing, lasciamo un parere positivo, oppure può essere anche un parere negativo, quindi viene fatta un'indagine, insomma, per capire meglio, non sempre, insomma, si affronta l'analisi del caso approfondita, in altri casi si fa semplicemente un lavoro di consulenza, anche tenendo presente la rete che è presente nel territorio, quindi si può inviare anche agli sportelli sindacali se si tratta di una situazione problematica di natura contrattuale, c'è un protocollo di intesa, quindi con organizzazioni sindacali e con l'ASL, insomma con l'ASL di Arezzo. Il nostro compito istituzionale non è quello di intervenire nelle situazioni, perché facciamo solo un servizio di consulenza, di appunto se riteniamo il caso, l'utente interessato, poi rilasciamo il parere. Non abbiamo il potere di intervenire, in questo appunto il potere di questo genere ce l'ha più il sindacato, che può entrare nelle situazioni e eventualmente contattare il datore di lavoro, l'azienda, eccetera.